Plaza. Buonasera. Niente, ogni tanto gira bene anche a noi. Sicuramente, però penso meritavamo di vincere come abbiamo condotto il secondo tempo. Dobbiamo stare attenti perché se fosse entrato Gainsley di Cava saremmo stati veramente... avremmo buttato via due punti per la classifica, dobbiamo stare attenti a queste cose perché siamo stati veramente due punti buttati al vento, però sicuramente è un momento non di brillantezza della squadra, nel senso che siamo in pochi, sia in settimana che la domenica, per una squadra come la nostra che si esalta sull'atletismo, sull'intensità, metterla in campo tutti i 40 minuti quando tanti giocatori giocano il 34, fin 39, giocano tanti minuti così. È difficile spalmare la nostra intensità in tutti i 40 minuti, però ripeto, sicuramente non abbiamo fatto una grandissima partita oggi, né con Biella in casa, né a Montegranaro penso, però se giocando non benissimo vinciamo è un ottimo segnale. Ripeto, aspettiamo Lolo, spero che in settimana ci torni a darci una mano, per appunto esprimere il basket che vogliamo e che è stato il nostro marchio di fabbrica dall'inizio della stagione. Poi ripeto, va bene così, due punti in classifica assolutamente, partita che sapevamo dall'inizio che non era facile, va bene così, adesso ripeto, recuperiamo le energie, andiamo a Cantù e vediamo di dargli filo da torcere come abbiamo fatto l'andata. Gigi, ormai hai una scioltezza, cioè sei letteralmente, no, non ci sono più parole, quando hai fatto quel canestro in alley-oop su una mano sola, cioè sembra che fai tutto con una naturalezza straordinaria, i miei più sinceri complimenti, cioè, non ho più parole, e si vede che puoi fare questo quando vuoi, cioè, dai questa sensazione. Poi, vorrei farlo quando voglio, però no, ripeto. Poi con questi capelli sei anche un po' ieratico. No, vorrei farlo quando voglio, non è facile, non è così facile come magari vi sembra, infatti capitano le partite brutte, capiteranno. Credo tanto nel lavoro, sia nei momenti belli che in quelli brutti, quello a cui mi affido. Poi per il resto niente, veramente parlare di me stasera non mi sembra giusto, mi sembra giusto parlare di Tambone, che è un ragazzo, sicuramente è un giovane perché non ha esperienza di vissuto da professionista, però sta in campo da professionista. Cioè, oggi ha detto benissimo il campo 20 minuti, ha difeso la grande. A parte i canestri che uno a palla può entrare non può non entrare, però veramente, poi chiaro se entra ancora meglio, però veramente sta tenendo il campo bene, lo vedo tutti i giorni allenamento, ha grande impegno, un ragazzo molto, molto ambizioso, con la testa giusta e ci sta dando una mano importante visto il momento degli infortunati, quindi un applauso e un applauso a Matteo, che è bello quando lavori tanto e arriva anche in piccoli momenti di gloria, chiaramente non ha fatto niente, però è un ragazzo veramente che merita lo spazio che Marco gli ha dato e lui è stato bravo a ripagare la fiducia. Grazie. Posso?